Però, consentimi, io non sono molto d'accordo nel guardare le questioni in questo modo. Tu hai chiesto, ma come mai non si fanno sentire? Ma la Questa è questione stata la riguarda, critica maggiore capito, rivolta. capito, ma io rovescerei la domanda, ma come mai noi non ci chiediamo perché è successo tutto questo? Dobbiamo chiedercelo noi prima di tutto. Noi siamo i più colti, no? Non siamo forse il centro del mondo, non siamo i portatori dei valori universali, quindi spetta a noi il primo passo, non a loro. Noi dobbiamo, per esempio, chiederci, mi ricollego al discorso che faceva Monsignor Lambert. Monsignore, ma la questione è la globalizzazione. Noi abbiamo creato tutto questo, ma non lo dico per fare un'autocritica generica dell'Occidente, dico che i fatti dicono questo. Noi abbiamo deciso che i capitali devono essere liberi di muoversi senza freno, non ci può essere più nessun limite. E decidendo questo abbiamo deciso che dopo un po' di anni si sarebbero mossi milioni di persone, inesorabilmente. Noi abbiamo creato un'accelerazione temporale. La globalizzazione è questo. Noi, a proposito della parola, noi abbiamo eliminato dal nostro linguaggio la parola solidarietà. Che cosa è diventata nelle bocche di coloro che hanno guidato questo Occidente, questa Europa? La competition, la competizione. Chi è più forte vince. Noi abbiamo creato lo squilibrio. Noi abbiamo distrutto intere civiltà. L'Occidente ha distrutto il resto del mondo. E quindi la domanda, no, finisco il Sì. ragionamento, non è che io chieda ai musulmani moderati di dire e di gridare ad alta voce che sono moderati, dico noi siamo stati i più estremisti con la nostra violenza No, tecnologica. poi aggiungo una cosa, non bisogna solo gridarlo, ma isolare quelli che moderati non sono, questa diciamo è la seconda E poi parte del comunque dobbiamo discorso. cambiare politica noi, dobbiamo No, cambiare la ma politica io economica del prendo, mondo. come dire, ogni affermazione, ogni riflessione, ogni sottolineatura è utile per la discussione.